Ha bocciato la proposta dei radicali, la proposta che per me parlare di chiedeva di togliere l'esenzione del pagamento dell'ICI agli immobili che usati come attività, commerciale. Qua è pieno, esatto, hanno non lo sa nessuno, hanno bocciato. Il PD si è astenuto, la gran parte, l'IDV si è astenuto lo stesso, di conseguenza significa votare contro, e questi, IDV, Tonino Di Pietro, si sono astenuti e quindi hanno votato contro e hanno bocciato la proposta di radicale di levare l'esenzione dell'ICI al Vaticano, e così ce l'hanno anche i sindacati, l'esenzione dell'ICI per gli immobili, si sa, ed è uno schifo, altro che fare lo sciopero di un giorno, 24 ore, 8 ore di sciopero generale, quelli sono cose che a loro fanno comodo, ma fanno comodissimo, perché tanto dopo 2, 3, 4 giorni il popolo è coglione, e dopo 2, 3, 4 giorni si dimentica di tutto, metabolizza tutto, noi siamo delle macchine, noi facciamo le cose perché ci dicono di fare così e noi lo facciamo, io dico no, noi nel senso, ma è uno schifo, non si può, manifestazioni, sciopero generale, 300.000 persone, 800.000 persone, la Camusso che si mette il cappellino al contrario che sembra Giovanotti, ce ne frega un cazzo, sono politici più degli altri, capisci? Cioè se tu vai a sentire la Camusso, se tu senti, come si chiama quel colpizzetto, Bonanni o Angeletti o quei cazzi, quella è politica, non è, il sindacato è morto, il sindacato era quando c'erano i comitati di base, quali sono i sindacati oggi? Che cosa fanno i sindacati? Fanno politica, sono esclusivamente politici, sono dei partiti politici e a turno ci vanno tutti con degli incarichi, capisci? Però Bersani si dovrebbe occupare, il nostro problema è coinvolgere la gente, perché Bersani adesso vedete che tromberanno anche a Bersani alle prossime elezioni politiche, candideranno. Sempre il sospetto che possano candidare Profumo. È un po' di puzza. Oh, Madonna santa. Bersani, ma non lo vedi? Dopo Colaninno ci aspettiamo di tutto. Bersani, ma dai, cerca quello preferito, dai. Cosa? Cerca quello preferito. Di questi? Chi le piace di più? Ma fate prima mettere quelli puliti, se no meno. Ma le vere esigenze è ciò che se mettete tutti questi non sono condannati. Sì, sì, ci sono i plurieletti, se levi i plurieletti e i condannati non ci rimane nessuno, lo vuoti. Questo è arrivato alla 14ª legislatura. E Colombo ancora c'è. Ancora c'è. Io ho fatto tutto. Da quando si drogava questo? Questo chi è? In Toscana. Vizzini. Vizzini pure è una colonna, questo non lo conosco. Chi è? Questo vagamente potrebbe essere. Questo è il capo spirituale della sinistra, il Dalai Lama. A livello italiano. E non potersi candidare. Nuovo candidato forse? Sì. Dopo Bersani? Cesare Cursi. No, ma che? Lui comanda. Questo è il centro, il PD. E lui il PD, mica. È lui. Roma, se decide che, come è saltato Prodi che l'ha tritato lui, come deciderà di far fuori Bersani? Perché non sapete più un cazzo Bersani, sta gironzolando per tutta l'Italia, dire cazzo, deve dimettersi, ci ha rotto il coglione, si deve dimettere, fai qualcosa. E poi quando lo hanno visto che hanno beccato Penati non è solo, i soldi di Penati, quelle tangenti, che ancora è presto, quando uscirà tutto a fuori la studia, vedrai. Penati, i soldi di Penati, ma ci sono tutti, questi il PD mangiano tutti, capisci? Quindi non è che siano molto meglio poi di... Ma questo San Giovanni, Nord Milano, tra Pirelli, Magneti, Marelli, si sono magnati la città, ma non lo vedi questo? Mamma mia, il rospo poi ancora, quello fa veramente impressione. Questo adesso sta facendo un periodo di vacanza. Tutti contenti perché ha vinto la sinistra a Torino. Ma va a fanculo, va a sinistra. Questo per 15 anni ha firmato tutto quello infirmabile con Berlusconi, poi se ne esce dicendo che lui è un moralista del cazzo. Questo chi è? Adornato. Di questi Berruti, questi manco sono Berselli. Ah, quest'altro di nuovo, ogni tanto esce bianco, questo è siciliano mi pare, no? Era del UDC, non so adesso della rete, sì, ma vabbè. Quando? Voglio vedere dove qua. Buon aiuti, questo non sa più aiutare. Non sa più aiutare ma Berlusconi perché ormai ne ha fatte solo 4, eh. Sì, vabbè, basta, ne avanzano, questa insomma anni fa mi piaceva, questa lasciala stare, ecco, questa è la vera rappresentanza del questo è il popolo italiano, guarda, con un ghigno è già arrivato all'ottava, Roma ladrona, sì, Lega ladrona, dove la mettiamo?
Bricolo, poi ci abbiamo l'altro grande filosofo. Ma questo è un prete, la Bindi. Buona questa, dice la prima cosa che ha detto: non si toccano i privilegi del Vaticano. Adesso che hanno subito questa, e lui insieme a un altro del PD, mi pare, hanno urlato la stessa cosa. Ma guardate chi ci rappresenta, guardate Calderoli. Cazzo, vuoi mettere un mostro Calderoli, di cultura? Calderoli è un gran, questo rimarrà nella storia. Grande Donato Iano, mamma mia. Questo quando parla sembra la Gloacca Maxima. Questo chi è? Non lo so, ma non Cardiello, già il nome Cardiello. Le chiavi del mio sgabuzzino. Casini. Casini è l'unico. Casini è l'unico politico italiano che riesce a parlare per un'ora intera senza mai esprimere un concetto. Vabbè, perché è belloccio. Questo è come si diceva, è il risultato. Non lo so, dell'udice della DC e C è un'espressione, è una cosa, guarda, oddio, rotondi, questi non si commentano nemmeno, che cazzo vi commenti? No, questo a Roma, cioè, giriamolo direttamente. Questo si è bevuto a Roma insieme a Veltroni in 15 anni, se la sono bevuta e mangiata. Questo chi è? Sbarbati. Questo è quello che non sa un cazzo. Scaiola, questo però c'ha ragione. Questo tutti è gli comprano, gli danno i soldi. E tutto a sua insaputa. La Liguria a sua è la peggiore regione del nord Italia. Sì, la più cementificata di sicuro. E ancora quel poco che è rimasto lo stanno cementificando grazie a questo coglione. Leoni, non so chi sia, Colombo. E ricominciamo. Questo è il campione. Ma i buoni dove ma sono? Ma ce ne stanno altri, lo so, troppo auguri. Comunque ce la faremo. No, io sabato ci sarò. A che ora è, a proposito? Ma noi iniziamo dalla mattina. Sì, vabbè, alle 10. Beppe Grillo dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Primo pomeriggio alle 10 siete già voi, il primo pomeriggio sì, anche lui. Sì. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Dobbiamo entrare dentro. Una partita scopone. No, ma entriamo dentro, ma che cazzo, prendiamoci un po' di bazooka. Facciamo questi qualcosa. Si cagano sotto. Sì. Questi si cagano sotto. Sì. Se prendete quattro armi, anche di quelli che spruzzano acqua. Quelli si cagano sotto. Ma il sabato non c'è nessuno, mi sa. C'è qualcuno un giorno di chi? Dentro Montecitorio. C'è qua dentro. Potremmo occupare. Sì, bisogna occupare il Parlamento, non c'è. Cioè, i scioperi di 8 ore, 7 ore. I scioperi a singhiozzo li abbiamo inventati noi, la stronzata più grossa che possa. Sciopero di 5 minuti, lo sciopero a singhiozzo, te lo ricordi, no? Ma diciamo a 10 minuti, sì, sì. A singhiozzo c'ha, cazzo, no, c'ha un senso, c'è un senso se fatti in un'altra maniera, però. Di un mese. No, a singhiozzo, ah, no, non si può, mai un mese di seguito devi singhiozzare, cioè, ma secondo me quello che dice lui è vero, questi hanno un pelo dopo sullo un giorno, stomaco ieri. Lungo così. Allora, guardate, non gliene frega ieri niente, c'è stato lo sciopero generale di 8 ore, 10 ore, quello 8. Fra 5 tra una settimana di questo ciò non se ne parlerà più, non sa quazzo di suo. Molta gente come questo signore che studia la decrescita perché non sapeva che cosa è successo là dentro, non se ne saprà più niente, perché noi metabolizziamo tutto. Ci hanno resi prima ignoranti, poi ci hanno levato i soldi dalle tasche e quindi noi viviamo in una situazione di bisogno sospeso. Ma adesso non siamo se vuoi più fare ciechi, così, se no... come al tempo delle rivoluzioni francesi, americane. Sì. Non siamo più ciechi, abbiamo mille occhi che possono aprirsi. Siamo ovunque. Meno ciechi. Possiamo cercarci le notizie. Che qua... Dove vogliamo? È pigrizia. E poi, in che c'è il Vaticano? Io. Se si scendessero centinaia e migliaia di persone in tutte le piazze e mettessero la tenda e bloccassero tu il paese. Tu devi capire che la Chiesa Cattolica a noi ci ha iniettato da 2000 anni, noi tutto ciò che io no, almeno spero, penso, in linea di massima la Chiesa Cattolica da 2000 anni ci ha sempre... Chi è che diceva datemi un bambino dai 5 ai 10 anni e tutta la vita sarà mia o per il resto della vita sarà mia, qualcosa del genere? Cioè loro una volta che ti battezzano, ti mettono dentro, non esci più, tutto ciò che farai dopo quando sei grande, quello che trasmetterai ai tuoi figli, sarà sempre solo delle reazioni condizionate, capisci? Cioè lo farai sempre perché sei convinto che perché avrai sempre detto, paura non di l'hai vissuto, vabbè, non però comunque, comunque io mi sono affrancato, io ho fatto 10 anni di Azione Cattolica poi non ci credo. Fammi vedere quanti di questi anticlericali, per esempio, che sono, io sono anticlericale, io non vado in chiesa, quanti non battezzano i figli? Sì, prima, per una cosa proprio banale, quanti sono quelli che non battezzano i figli? Pochissimi. Vabbè, ma poi non essere pochi o tanti, non è questo il problema, ognuno sceglie la propria strada. La strada la scegli, certo, ma è inutile parlare. Secondo me non è il problema. La chiesa, finché c'è... La chiesa ha
hanno sempre comandato e comandano ancora, non pensate che siano furbi, sarà, giusti, sarà sono pure loro. Così, no, è a così. Me chi comanda comanda, non me ne frega niente, qui le cose devono cambiare, chi comanda comanda. Falle cambiare, certo che noi faremo di tutto, però siamo coscienti che... Dobbiamo... Bisogna perlomeno informare la gente e soprattutto la gente che sta male, la conoscenza. Dirgli che questa gente non sta male per niente. La conoscenza è alla base di tutto, sono d'accordo con te. Esatto. Se noi facciamo la rivoluzione culturale e intellettuale soprattutto, una... Beh, da lì che si muove. Culturale, ci sono... certo, la conoscenza, con la conoscenza non ci curano più questi. Senso critico. Loro ci curano perché non abbiamo un cazzo. Loro ci curano, loro ci raccontano. La motivo. Televisione, il telecomando, il Real TV. Ci vediamo ciao. Sabato. Ciao, come si chiama lei? Ciao, mi chiamo Antonio. Ciao. Antonio? Oh, ma che hai fatto? Hai ripreso qualcosa, no? Ah, niente. Vabbè, per uso interno, no.